Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestito che io ho deciso di chiamare Crepuscolo. Questo perché il filato che ho utilizzato è il fantastico filato della Mistrico Filati Linea Van Gogh Batik, un gomitolo da 100 grammi con il lamé, guardate che meraviglia, microfibra e lamé. Io ho scelto il colore numero 62 che abbiamo chiamato durante una diretta proprio Crepuscolo, guardate qui che meraviglia. Peccato che con questo colore queste luci non si vedono molto il luccichio della me, ma vi faccio vedere subito altri colori di cui il luccichio si nota molto di più anche con queste luci. Guardate soprattutto questo quanto luccica. Ho anche questo qui che è il codice 51, questo è il 52, questo è il 51. Ho anche il nostro adoratissimo 59 che ha le sfumature del bianco e del grigio. Come sapete, almeno chi mi segue anche sui social, durante la diretta di Facebook ho detto appunto che avrei usato questo filato per fare un vestito da poter sfruttare a Capodanno. Ed eccomi qua, quindi il mio vestito per Capodanno è pronto. E vi dico già che la lavorazione è in top down, che si possono fare tutti gli aumenti che desiderate, quindi anche la gonna, come potete vedere, a me viene larga. Questa volta non ho fatto un tubino troppo aderente perché comunque a Capodanno si mangia un pochettino, quindi ho fatto una lavorazione più morbida, non troppo aderente, ma si possono fare ulteriori aumenti a fare e avere quindi la gonna più larga. Quindi non vi preoccupate, seguite il tutorial e io vi dico tutto su come farla ancora più larga, avere quindi la gonna più lunga. Potete fare anche un vestito più lungo, quindi che magari che vi arrivi sotto le ginocchia, o fare anche le maniche più lunghe rispetto a me. Parliamo del quantitativo. Allora, io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 300 grammi. Per la taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L 500 grammi, per una taglia XL 600 grammi. Naturalmente, se volete fare la lavorazione molto più larga, oppure volete fare comunque le maniche, sia la lavorazione più larga che le maniche più lunghe, in questo caso aumentate, per quanto riguarda però solo la maglia, solo la taglia XL di un gomitolo. Per quanto riguarda le maniche, vi spiego subito perché non le ho fatte lunghe, perché comunque nei locali, soprattutto il 31 dicembre, fa abbastanza caldo, quindi visto che ho usato una lavorazione non troppo forata, ma abbastanza coprente, ho deciso di lasciare la maggior parte della braccia, delle braccia libere. Avrei potuto non farle proprio, però so che molti di voi volevano fare il vestito però in versione maglia, quindi ho preferito comunque fare le maniche per farvi vedere appunto la lavorazione. Come sempre, comunque in descrizione io vi lascio la link al mio sito Filati Elsa, appunto per acquistare il filato e scegliere il colore che più vi piace. Ora mi avvicino così vedete meglio la lavorazione. In realtà è semplicissima, è un tipo di lavorazione che abbiamo già fatto, però ho modificato un po' l'inizio e la lavorazione per poter fare gli aumenti. Questo perché non volevo basarmi su un vero e proprio multiplo per fare gli aumenti, ma andare più su allargare, fare in modo che la parte alta dello sprone, dello sprone appunto del nostro vestito si potesse abbinare a qualsiasi tipo di fisico, quindi non seguendo un multiplo, ma poter andare a fare gli aumenti quando desideriamo noi, nel senso che si possono fare dopo tot giri, si possono fare in maniera diversa, ma nel tutorial vi spiego meglio tutto. Questo permette di poter adattare, ma ancora in maniera più perfetta, appunto il capo al vostro fisico. E come vi ho detto, possono fare moltissimi aumenti. Io ho preferito fare gli aumenti solamente qui, poi ce ne ho fatti due in realtà all'inizio e dopo 5 giri gli aumenti per poter avere lo sprone che serve a me, e poi sono andata a fare direttamente degli aumenti con un giro solamente qui ad altezza fianchi, in modo appunto da avere, vedete, la gonna che non mi stringe troppo, ma avrei potuto farla anche più larga e quindi fare aumento maggiore sempre con un solo giro. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il fantastico filato della Mistrico Filati Linea Van Gogh Luxe. Guardate che meraviglia quanto luccicano questi filati. Il colore che ho scelto io è il colore 62, che abbiamo chiamato Crepuscolo. Guardate che meraviglia! Però qui potete vedere anche altri colori, sono tutti fantastici, li trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. Ora parliamo un po' di questa lavorazione. Come potete vedere, è un vestito in top down. Io adesso vi farò vedere i giri per poterlo realizzare.
realizzare, ma vi dico anche un po' come ho strutturato questo vestito. Non sono partita da un multiplo perché non avevo ancora deciso come andare a fare la lavorazione, nel senso che il multiplo della lavorazione è di 3 catenelle, ma quando sono andata a fare gli aumenti ho agito in maniera diversa dal solito, ossia non mi sono fatto un calcolo matematico, ma sono andata a tentativi, quindi non ho più sfilato quando mi sono accorta che qui il multiplo poteva essere diverso, ma ho deciso di rimanere così e di fare le cose in modo tale appunto che man mano che la lavorazione si allarga uno può decidere che tipi di aumenti andare a fare, e questo perché il primo giro, come potete vedere, è un giro di tutti i ventagli. Il sesto giro, che è quello dove si va a fare il nuovo aumento, perché già dal secondo giro si ha un forte aumento, e che poi si va a stabilizzare, perché vedrete che farà una sorta di onde, ma non vi dovete preoccupare, si stabilizza facendo poi gli altri 3 giri, quindi un totale di 5. Al sesto giro sono andata a fare degli aumenti e vi dico già che questo aumento può essere fatto in base a quanto dovete andare ad aumentare voi la lavorazione. Io qui, come potete vedere, ma poi ve lo farò vedere meglio nella lavorazione, ho fatto 2 maglie alte nell'archetto e ogni 2 maglie alte ho fatto un ventaglio che mi permetteva quindi nel giro successivo di avere degli aumenti. Ora io non dovevo aumentare molto e quindi ho fatto 2 maglie alte e il ventaglio. Per chi invece deve aumentare di più può fare maglia alta e ventaglio. Per chi deve aumentare ancora meno, perché magari nello scollo invece di andare a mettere le 99 catenelle che ho messo io, ha messo più catenelle, quindi ha bisogno di fare meno aumenti rispetto a me per arrivare alla larghezza necessaria dello sprone. Quindi potete andare a fare 3 maglie alte e poi il ventaglio. Quindi in questo sesto giro voi potete gestire l'aumento come volete, in base a quanto dovete fare la lavorazione, larga la lavorazione. Quindi ripeto, diciamo che l'aumento principale si ha quindi subito col secondo giro, quando appunto si va a fare il primo giro. Quindi mi raccomando, non mettete troppe catenelle rispetto a me. Io, come vi ho detto, ne ho messo un totale di 99, è il multiplo di 3 e mi permette di avere da questo punto a questo punto 30 centimetri di larghezza. Quindi vedete? Da qui a qui sono 30 centimetri e naturalmente se uno va a piegare lo scollo è un po' di più. Ora, per le taglie più grandi, io consiglierei per la taglia M di andare a fare solo 2 motivi in più rispetto a me, massimo 3. Per una taglia L fatene 4, massimo 5, quindi non fate lo scollo troppo largo, a meno che non vi piace lo scollo largo. E una volta fatto i vostri aumenti, calcolerete che io, quando sono andata a fare il sesto giro, sempre da un punto all'altro avevo 42, quindi vedete si è allargato da 30, siamo passati a 42 centimetri e alla fine, per poter realizzare il mio scafo, io ho 52 centimetri, motivo per il quale io qui sono andata a fare solo 2 maglie alte e il ventaglio. Quindi diciamo che in base a quanto dovete fare largo il vostro sprone, e io vi consiglio sempre di farlo almeno 5-6 centimetri in più rispetto alla larghezza delle vostre mani e delle vostre spalle, in modo tale da poter stringere sotto e non vi stringa troppo lateralmente, andate a capire un po' come gestirvi per fare il sesto giro. Io consiglierei comunque a tutte, magari se avete fatto pochi aumenti come me, di andare a fare il ventaglio e le 2 maglie alte. Se però avete preferito fare un scollo molto più largo, quindi avete messo molte più catenelle, in quel caso andate a fare un aumento di ventaglio e 3 maglie alte, ventaglio 3 maglie alte. Altra cosa, considerate che voi comunque potete fare ulteriori aumenti, quindi se nel sesto giro avete fatto un aumento, quando ripetete poi gli altri giri, quindi i giri di gruppi di maglie di 2 maglie alte chiusi insieme, io qui ne ho fatti 4, dopo 4 voi potete fare un ulteriore aumento, giro d'aumento, se vedete che la lavorazione vi stringe, e in quel caso magari se vi stringe di poco potreste andare a fare 10 maglie alte e il ventaglio. Spero di essere stata chiara il più possibile. Diciamo che qui veramente si gioca come volete che vi aderisca sul corpo il vestito. Quindi adesso vi faccio vedere appunto la lavorazione. Io, come vi dico anche già questo, come aumenti, a parte la primo e a parte il sesto giro, non ne ho fatti più se non poi quando sono andata a fare la parte di sotto del vestito, che ho allargato la parte della gonna. Però anche in questo caso ve lo dico tranquillamente, voi potete fare
fare tutti gli aumenti che volete. Quello che io vi consiglio è sempre di non farne troppi, quindi se avete bisogno di allargarlo qui quando siete sul seno, quindi magari ne fate uno subito dopo aver messo i marca punti, anche in quel caso non andate a mettere troppi ventagli, quindi casomai fate 5 maglie alte e un ventaglio. Detto ciò, quindi adesso andiamo a vedere come si realizza questa lavorazione. Allora, quindi lavoreremo con l'uncinetto del 4,5, questo è un piccolo campione, andiamo subito a vedere come si lavora questo vestito e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, quindi un ventaglio, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e di nuovo maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, salto 2 catenelle e vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando quindi il mio primo giro, come vedete ho fatto l'ultimo ventaglio, devo andare a chiudere la lavorazione, entro nella catenella iniziale, vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa per chiudere il giro. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, entro nell'archetto, vado a fare una maglia bassa e una catenella che equivalgono alla mia prima maglia alta non chiusa, vado tra le due maglie alte e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, ricomincio, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di una catenella, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia, rientro nello stesso archetto, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia, entriamo dentro, maglia alta non chiusa, andiamo tra le due maglie alte, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, ricominciamo a fare, facciamo questo quindi per tutto il giro, rientriamo nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto di una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, si rientra nell'archetto di una catenella, maglia alta non chiusa, si va tra le due maglie alte, si va a fare una maglia alta non chiusa e si chiude insieme, catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Andiamo a terminare il nostro secondo giro. Ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, quindi catenella di separazione, rientro tra le due maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto che si era formato all'inizio del giro, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte chiuse insieme e adesso di nuovo entro nelle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa per chiudere la lavorazione. Ora il giro che faremo adesso lo ripeteremo finché non si assesta la lavorazione, qui non si nota perché vedete ho messo poche catenelle, ma nell'andare a mettere tutte le catenelle abbiamo messo per lo scollo, vedete che qui ondula un po' la lavorazione e non vi dovete preoccupare, è normalissimo, infatti noi andremo a fare i giri successivi senza più aumenti proprio per assestare la lavorazione in modo tale che l'ondulazione non si veda più, quindi io rientro dentro l'archetto e vado a fare la mia maglia bassa e la catenella che sono la mia prima maglia alta non chiusa, archetto successivo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia, rientriamo nell'archetto, maglia alta non chiusa, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, maglia alta non chiusa, andiamo nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa
le chiudiamo insieme e continuiamo a fare questo per tutto il giro e dovremo fare un totale di 4 giri. Quindi questo è stato il primo giro che abbiamo fatto, quel di gruppo intendo come giri, le due maglie alte chiuse insieme. Questo è il primo giro che abbiamo fatto, sto facendo il secondo, ne dovrò fare altri due per un totale quindi di 4 giri che, compreso quello inizio, saranno i nostri 5 giri. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e ne farò, come vi ho detto, altri 2 giri oltre questo. Naturalmente, quando andiamo a chiudere qui la lavorazione, andremo sempre a fare maglia alta non chiusa, rientriamo nella prima archetto e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e poi chiudiamo con una maglia bassa e si ricomincia. Quindi, come abbiamo chiuso questo giro, si chiude anche quest'altro. Quindi andiamo a lavorare, ci vediamo dopo che ho fatto i 4 giri per farvi vedere appunto come sono andata a fare il secondo aumento. Come potete vedere, ho terminato di fare i miei 4 giri di 2 maglie alte chiuse insieme. La lavorazione è allargata, quindi da qui si è allargata e naturalmente con più catenelle si è allargata di più e la lavorazione si è anche attestata, almeno così è successo nella mia lavorazione. Se dovesse ondulare ancora un po', non vi preoccupate, andate a fare un ulteriore giro di 2 maglie alte chiuse insieme. Andate a fare gli aumenti solo quando la vostra lavorazione non ondula più, quindi mi raccomando. Se vedete che c'è ancora un po' questo tipo di ondetta, andate a fare un altro giro senza aumenti e poi possiamo procedere a fare gli aumenti. Come vi ho detto, io ho proceduto facendo pochi aumenti, quindi sono andata a fare, ho fatto la maglia bassa, rientro e questa volta faccio maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di lavorazione, di separazione, vado nell'archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, nella catenella successiva sono andata a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia una maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione, ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Catenelle, si ricomincia. Unica cosa che vi voglio dire, io adesso continuo a lavorare, è che naturalmente voi in base alle lavorazioni che dovete fare potete decidere, ops, scusatemi, se vedete che la lavorazione è già abbastanza larga, fate più maglie alte e l'aumento lo fate più sporadico, quindi invece di 2 potete fare 3 maglie alte e poi il ventaglio o anche solo 4 maglie alte e un ventaglio se dovete fare pochi aumenti. Se invece dovete fare molti più aumenti perché vedete che vi stringe, fate maglia alta e poi direttamente il ventaglio. Non vi preoccupate se a fine giro comunque vedete che non vi trovate come un multiplo, no? Che tipo io adesso, ups, scusate, qui ho fatto 2 ventagli nel parlare invece di fare la maglia alta. Io adesso, come vedrete, non termino con il ventaglio, ma terminerò con le maglie alte. Ma non è un problema perché comunque questo giro di aumenti si nota pochissimo e si nota soprattutto che verrà laterale. Quindi non vi preoccupate se non finite con il ventaglio e finite con le maglie alte o se finite con 2 ventagli vicini. Assolutamente non è un problema, è solo un giro e non, come abbiamo detto, non stiamo seguendo un multiplo, ma stiamo allargando la lavorazione in modo tale che venga a quella che ci serve, no? Quindi vedete, io sto continuando a lavorare perché voglio farvi vedere appunto come vado a finire il giro. E vedete, io finisco il giro con altre 2 maglie alte, ma non con il ventaglio e va benissimo. Terminiamo il giro, facciamo la catenella, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassissima, oppure potete andare a fare direttamente la maglia bassa. A quel punto si ricomincia con il secondo giro, quindi noi andiamo dentro e facciamo maglia bassa e catenella, che è la nostra prima maglia alta non chiusa. Entriamo nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Catenella e si ricomincia, rientriamo nell'archetto, maglia alta non chiusa. Archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. 2 catenelle, vedete qui si crea l'aumento. Maglia alta non chiusa, entro nell'archetto del ventaglio, maglia alta non chiusa e richiudo insieme. Catenella, rientro, maglia alta non chiusa, successiva, maglia alta non chiusa.
le chiudo insieme. Quindi non vi preoccupate, come vi ho detto anche a me, qui non sono venuti il ventaglio ma sono uscite 4 maglie alte, ma assolutamente non è un problema. E io adesso, come sapete, nella mia lavorazione vera e propria non ho fatto più aumenti, ma sono andata a continuare a lavorare i giri di 2 maglie alte chiusi insieme. Ora, per le taglie più grandi fate 4 giri di 2 maglie alte chiusi insieme. Se avete bisogno di allargare ancora, andate ad allargare. Mi raccomando, aumentate però il numero di maglie alte, perché altrimenti allargate troppo. Quindi se adesso ne avete fatte 2 come me, successivamente passate a farne direttamente 4, se non anche 5, se dovete allargare di poco. E io naturalmente adesso continuerò col tutorial vero e proprio, quindi con la mia lavorazione dello sprone, per dirvi alla fine comunque quanti giri sono andata a fare in totale, partendo dal primo giro fino ad arrivare a mettere i marcapunti, e come sono andata a dividere per poter mettere appunto i marcapunti. Allora, sono arrivata a poter mettere i marcapunti e ho fatto un totale di 13 giri. Dopo l'ultimo aumento, ossia quello fatto al sesto giro, io sono andata a fare poi sempre il giro con le 2 maglie alte chiuse insieme. Non ho dovuto fare più aumenti. Mi raccomando però, come vi ho detto anche quando vi ho mostrato come andare a fare gli aumenti, per le taglie più grandi, secondo me dovete fare un giro di aumenti in più. E consiglio, per quanto riguarda la taglia M, di andare a fare un giro in più di aumenti facendo il 20 taglio ogni 4 maglie alte, o invece per quanto riguarda la taglia L, che ha bisogno di più aumenti, al giro successivo andate a fare un ventaglio ogni 3 maglie alte singole naturalmente. Quindi vi dicevo, dopo io ho continuato a lavorare solamente il giro con le maglie alte chiuse insieme, e dal primo giro fino all'ultimo io ho un totale di 13 giri. E per quanto riguarda lo scafo, per me va più che bene. Dal punto esterno a quest'altro a me sono circa 53 cm, quindi una circonferenza di circa 106 cm, e per me come larghezza va più che bene. Per quanto riguarda mettere i marcapunti, a questo punto io sono andata a contarmi i miei gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, ne ho un totale di 88, e ne sono andate a mettere 18 per ogni manica e 21 avanti e 21 indietro. Non dovesse avere un numero dispari, ma in caso avete un numero dispari non vi preoccupate, quello dispari mettetelo avanti. Per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, allora calcolate sempre di partire dalle maniche, e dalle maniche, se io ho messo 18 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, direi per una taglia M di andarne a mettere almeno 20, 24 per una taglia L. Mettetevi poi i marcapunti e provate la maglia in modo tale da capire se dovete mettere qualche ventaglio in più alle maniche. Per quanto riguarda invece la lunghezza, se io ho fatto 13 giri in totale, direi che per una taglia M ne occorrono almeno 15, se non anche 16, per una taglia L direi almeno 18-19 giri. Detto ciò, andiamo a continuare a lavorare il nostro vestito, e vi dico già che io al momento non farò altri aumenti, ma sicuramente farò degli aumenti più in basso, perché il vestito sono indecisa se averlo proprio a tubino o andarlo a fare invece che si allarghi. Però man mano che lavorerò naturalmente vi farò sapere se andrò a fare degli aumenti. Gli aumenti li farò esattamente come abbiamo fatto qui: ventaglio, 2 maglie alte se vedo che devo aumentare perché voglio la gonna larga. Se invece devo fare pochi aumenti perché mi serve solo per diciamo che si allarghi leggermente ai fianchi, perché comunque voglio un tubino, diciamo che farò dei ventagli solamente ai lati. Quindi lateralmente qui farò due volte il ventaglio, due ventagli vicini, e poi farò sempre maglie alte. Quindi diciamo che più o meno questo è il modo per poi andare ad allargare la lavorazione sotto. Quindi quando decidete, fate il giro con gli aumenti, e potete farlo quando volete. Come vi ricordo, la particolarità di questo vestito è proprio che deve essere all'improvviso il giro, questo qui con gli aumenti, non deve essere proprio schematico, per dare più movimento appunto al vestito e fare gli aumenti dove più ci piace. Quindi detto ciò, possiamo andare a fare la lavorazione. Come potete vedere qui, io ho fatto in modo di trovarmi con la chiusura, l'inizio e il fine giro, dove ho già un marcapunti. Quindi io vado direttamente a fare la mia lavorazione, quindi entro nell'archetto dove ho messo il marcapunti e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che sono le mie prima maglia alta non chiusa. Vado subito dopo il marcapunti, quindi entro nell'altro archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi posso andare a togliere il mio marcapunti e poi continuo a lavorare come abbiamo sempre fatto: catenella, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudo insieme.
catenella, rientro, maglia alta non chiusa, catenella successiva e chiudo le due maglie alte insieme e continuo a lavorare così, quindi per tutto il mio giro, fino ad arrivare comunque al secondo marcapunti e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro di nuovo alla parte avanti. Come vedete sono arrivata al secondo marcapunti, quindi ho fatto la mia catenella, entro dentro all'archetto di nuovo dove ho il marcapunti, vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto dopo il marcapunti e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella di separazione e torno a lavorare normalmente. Rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, chiuso insieme. Catenella di separazione, ricomincio da capo e vado a fare questo per tutto il giro, quindi per finirlo. Una volta finito il giro vi farò vedere come finirlo e come riniziare il secondo, però è come sempre abbiamo fatto, quindi non cambia nulla, ma ve lo faccio rivedere. Poi, come vi ho detto, vi farò sapere a quanti giri sono andata a fare l'aumento, che tipo di aumento che ho fatto, se fatto per tutto il giro in modo tale da avere la gonna bella larga o se invece mi sono limitata a fare degli aumenti laterali. Ed eccomi qua, sono arrivata dove ho le ultime due, sto per terminare il giro, quindi devo chiudere il giro andando dove ho le due maglie alte chiuse insieme e facendo una maglia bassissima. E a questo punto si può ricominciare a fare il giro. Entro nel foro subito dietro e vado a fare una maglia bassa e una catenella. Foro successivo, maglia alta, chiuso insieme le due, maglia alta non chiusa. E chiudo insieme le due maglie alte, catenella e si ricomincia a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Continuo a lavorare, poi vi dirò come vi ho detto alla fine, dove e quando sono andata a fare degli aumenti. Allora, io ho terminato di fare la lunghezza del mio vestito. Allora, vi dico che io in totale ho fatto 43 giri e dallo scalfo fino al 20° giro non ho fatto aumenti. Al 21° giro sono andata a fare gli aumenti. Io ho fatto 4 maglie alte e un ventaglio, quindi ripeto 4 maglie alte e un ventaglio. A fine giro mi sono ritrovata con un totale di 6 maglie alte, 2 alla fine e 4 all'inizio, ma va benissimo perché come vi ho detto, quindi viene la quindi non si nota. E poi quindi dopo il 21° giro sono continuata a lavorare appunto con gli aumenti e fino ad arrivare alla fine. Ripeto, in totale io ho fatto 43 giri. Adesso andremo a vedere come fare la manica. In realtà una manica già l'ho fatta, mi arriva poco sotto il gomito, quindi come potete vedere è piccola. Ho deciso di non fare la manica lunga perché appunto questo vestito lo devo indossare a Capodanno e si sa che nei locali fa sempre molto caldo, quindi ho preferito non fare una manica lunga in modo tale da avere il braccio un po' più caldo, un po' più libero. Per quanto riguarda i giri, io ho fatto 23 giri e poi sono andata a rifinire la chiusura qui con un giro di maglie basse, andando a fare una maglia bassa all'interno dell'archetto di una catenella e una maglia bassa sopra le due maglie alte chiuse insieme, così giusto per rifinire un po' la manica. Adesso vi farò vedere invece come andarla a realizzare partendo appunto con il nostro filato. Allora, questa volta il primo giro sarà diverso rispetto a quello che abbiamo fatto con il corpo, perché per chiudere qui e fare in modo che poi non dobbiamo andare a fare cuciture, io partirò facendo una maglia alta. Quindi prendo il filo, mi aggancio dove avevo il marcapunti e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione e poi vado a lavorare il giro come ho sempre lavorato. Poi il filo lo nasconderò dopo. Quindi entro di nuovo nell'archetto prima delle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Rientro, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa. Chiudo insieme, continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro. Io sto lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il giro successivo, che torna a essere il nostro giro sempre solo di due maglie alte chiuse insieme, separate da una catenella.
Ed eccomi qui, sto per terminare il giro, ho fatto la maglia alta non chiusa, vado qui dove avevo fatto la maglia alta iniziale e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Dovrei terminare con la catenella, ma in realtà entro direttamente nella terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Entro dentro l'archetto che si crea e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Vado subito dopo la maglia alta non chiusa e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e chiudo insieme. A questo punto si torna a lavorare normalmente, quindi catenella di separazione, rientro, maglia alta, vado nella catenella successiva, maglia alta non chiusa e chiudo insieme. Qui termineremo come abbiamo sempre fatto nel corpo della maglia, quindi andremo a fare maglia alta non chiusa, rientriamo dove abbiamo fatto qui la maglia alta non chiusa e facciamo due maglie alte chiuse insieme, o la catenella oppure andate a fare direttamente la maglia bassissima e si ricomincia. E come vi ho detto, io avevo fatto tutti i giri e poi il giro di maglie basse per rifinire appunto la manica. Non farò il giro di maglie basse anche qui attorno perché mi piace comunque come è venuto lo scollo indossato. Quindi l'unica cosa che sono indecisa è se prendere un bel nastro, ma questo penso che lo avrete visto a inizio video oppure lo vedrete direttamente a Capodanno se non l'ho ancora trovato. Mi piacerebbe un bel nastro luminoso, magari in come si dice in velluto da mettere qui dove ho fatto dove ho fatto il mio aumento. Però vediamo, voglio trovarlo, voglio vedere pure l'effetto che fa, quindi vi farò sapere se l'ho già fatto, lo avrete già visto a inizio del video.